io logicamente stasera già mi sono anticipato perché dovevo farlo arrostire i peperoni, quindi per poterli sbucciare ho arrostito i peperoni, qualche carta da forno, messi in forno 20 minuti circa, dopodiché li chiudiamo con della pellicola, spegniamo e abbiamo ottenuto questo prodotto. Guardate, è un peperone ancora ben sodo, non è completamente cotto, e riusciamo in questo modo a spellarlo. Perché spellarlo? Per evitare che il nostro peperone poi ci resta indigesto. Quindi eliminando la pelle noi otteniamo un prodotto che facilmente riusciamo a digerire. Quindi partendo da questo prodotto, diciamo, io ho arrostito questo prodotto, il mio peperone, l'ho sbucciato e metto a preparare la mia velluta. In che modo? Metto l'olio d'oliva, ci metto un po' di pollo, mettiamo a cuocere il nostro baccalà, il nostro peperone, tagliamo a cubetti. Aggiungiamo il nostro cipollotto, facciamo rinverdire giusto un pochettino. Allora, fatto questo lavoro, aggiungiamo i nostri peperoni. Si lascia la pelle
utilizziamo per impiattarle, quindi ci preparano i nostri soffetti di broccoli. Questo piatto è una fresca insalatina e un'entratura, per cui noi dobbiamo attenerci nell'abbinamento a essere uguali nelle caratteristiche del vino che ci abbiniamo. Se noi ci abbinassimo un vino con maturo, un po' strutturato, affinato, valremmo sicuramente, non dico ammazzato, ma decisamente dato qualche colpo decisivo alla fragranza del piatto. Quello che ci resta in bocca di questo piatto, a parte la bellezza dei colori, non è una lunga persistenza, cioè non ci rimane in bocca il sapore per tanto tempo. Dobbiamo abbinarci un vino che abbia una persistenza moderata, ma che soprattutto abbia un naso fragrante di fiori, di pesche, di frutta estiva, di frutta esotica, di fiori freschi, che ci dia questa. Cioè noi sfruttiamo il retrogusto nasale, l'olfatto praticamente che ci rimane quando abbiamo degustato il vino. Quindi con questo piatto proponiamo un vino bianco, secco, moderatamente fresco, con una discreta morbidezza, che non abbia una lunga persistenza, ma che abbia un naso fragrante.